C'era una volta una ragazzina che viveva da sola in una collina immersa nei boschi. Lei amava molto la musica, tanto che ogni sera alle 8, dopo aver cenato, si avviava verso un piccolo colle e dopo essersi seduta sulla fresca e morbida erba, ascoltava l'unica musica registrata nel suo telefono. Rimaneva lì tutta la notte fino all'alba a riascoltare e riascoltare la sua canzone preferita. La musica, per lei, era come un dono, gli regalava emozioni ogni volta diverse. Dobbiamo ripartire, e ripartire si può ripartire in tanti modi diversi. Noi abbiamo deciso di farlo con la musica, per declinare ancora una volta questa Arezzo città della musica che a me appassiona tantissimo e che sicuramente ha la strada, la possibilità di affermarsi in Italia, in Europa e nel mondo. Allievi e docenti insieme nella Festa della Musica di Camu per ripartire il 21 di giugno con la musica dal vivo proprio nel giorno internazionale dedicato appunto alla musica. Una festa, dunque, con interventi solistici e cameristici, accomunati dalla gioia di tornare a fare di nuovo musica dal vivo. Diciamo che si riparte dalla musica, Arezzo riparte con lo spettacolo dal vivo con la musica. Già lo ha fatto venerdì scorso con lo spettacolo di jazz, lo ha fatto questa sera con Lorenzo Donati e il Vox Cordis dentro la Pieve, lo fa adesso con una premiazione di un contest, di una gara che è stata fatta tra i ragazzi delle medie e delle elementari legata alla musica e quindi nel quale hanno potuto esprimere i loro sentimenti, diciamo, ispirati dalla musica. E quindi quest'estate, che è un'estate che parte in maniera un po' malinconica, un po' triste, un po' zoppicante, noi gli vogliamo dare questo incipit forte legato alla musica, dimostrando che si può stare separati, che si può stare però in una piazza ad ascoltare della buona musica e comunque appassionarsi alla musica.